Puntata registrata. Buonasera cari amici del Fabrizio Amico Show, vi informiamo che la seguente puntata andrà in onda in modalità registrata in quanto Mr. Y ci scusiamo per il disagio. Buonasera amici del Fabrizio Amico Show, come vedete non siamo registrati ma siamo in diretta e quindi il bello della diretta è che i milionisti arrivano un po' a casaccio nel nostro programma. Salutiamo ovviamente il nostro Dario Manili. Buonasera Dario, io poi che ogni tanto la cloche mi dice lost come connessione, ma spero che non ci siano problemi, io comunque continuo a parlare all'infinito, tanto non cambia niente. Tanti gli argomenti come ogni puntata qua sul braciere del Fabrizio Amico Show, tanta anche la musica. Domani sera vi ricordiamo la puntata numero 69 in cui tutti noi racconteremo le nostre esperienze. Qua però qualcuno è più vergine di me. Bene. Guarda, io sono ancora vergine, quindi stai in perfetta compagnia. No, non sei. No, sei da solo, caro Dario. Ti devo dare questa notizia, che io tecnicamente non sarei più vergine. Ma non lo dici. Sapresti perché sei fidanzato? Lo spiegherò domani sera. Neffa, molto calmo. Che meglio, zitto. Questo è amore. Questo è davvero amore. Devi stare molto calmo. Devi stare molto calmo. Puntata registrata. E raccontano per te le più belle storie che tu puoi sognare. Quando non ti lasciano, quando non perdonano, quando gridi no, quando non è certo lui, ma la tua vergogna che ti fa più paura. Neffa con molto calmo apre questa 68esima puntata del Fabrizio Amico Show, quarta edizione.
Ovviamente siamo in diretta, non siamo registrati, il nostro Mister Y sta bene, ma mi ero preparato una scusa per giustificare il suo non operato all'interno di questa trasmissione, ma ovviamente è giusto che le cose vadano in vacca, perché è il bello della diretta. Allora, tanti argomenti, caro Dario. Un tema che io volevo trattare all'inizio di questo primo blocco è ovviamente capire dal tuo punto di vista. Ovviamente noi non vorremmo mai parlare di politica, perché qua non ci piace parlare di politica, però abbiamo cambiato linea editoriale. Cioè, prima non parlavamo di politica, adesso ne parliamo perché, insomma, l'attualità ce lo consente, perché ci offre tanti spunti e la possiamo vedere da tutti i punti di vista. Nel weekend c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, ovvero la rielezione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il primo degli 11 presidenti che si fa il secondo giro. Ovviamente non lo porterà a termine perché ha 88 anni e... è un mandato a tempo determinato. Esatto, cioè se si fa questo settennato in buona salute arriva a 95 anni e poi si piglia o pari paternostri. Bene, un tuo commento, un tuo editoriale, diciamo, su questa rielezione. Ma ci sono tanti aspetti da chiarire. Intanto ha sfruttato questa possibilità da una falla che prevede la nostra Costituzione, perché la rielezione del Presidente della Repubblica per un mandato supplementare non è prevista ma neanche esclusa. Quindi i partiti hanno voluto sfruttare questa palla, questo vuoto normativo. Tutto sommato io avrei votato per Rodotà, perché intanto anche a te ti piacerebbe, perché è della Calabria, è una persona super partes, ma soprattutto è uno che non dipende dai partiti, come lo è Napolitano. Io non ho nulla contro Napolitano, soltanto che se è stato riconfermato vi sono dei motivi politici, perché da un lato si vuole almeno salvare la debacle del PD dopo che si è dimessa tutta la segreteria dalla Bindia a Bersani, e quindi per evitare questo vuoto che va in favore, porta sicuramente più voti al Movimento 5 Stelle e in parte anche in piccola parte al Popolo della Libertà, c'è da dire che siamo in un vero e proprio pantano. No, ma io onestamente avrei preferito anche, io al di là del discorso calabrese oppure no, a me pure avrebbe fatto tanto piacere una nomina di Rodotà oppure della Cancellieri, ma queste nomine diciamo che sono state influenzate dal fatto che sono state proposte da non dai due principali partiti, Rodotà dal Movimento 5 Stelle e Cancellieri da Scelta Civica con Monti. Sì. Ma soprattutto la questione è una cosa: visto che il PD è alleato di Sinistra Ecologia e Libertà che ha sostenuto Rodotà, perché il PD non l'ha votato, pur essendo uno della stessa area? Vabbè, queste sono le classiche contraddizioni della sinistra italiana. Come sai, la sinistra italiana non esiste, ma esistono tante sinistre italiane, ognuno però fa un partito praticamente personalista. Citofonare Matteo Renzi, che ovviamente so che è uno dei preferiti di Mister X e Mister Y, ma indagheremo dopo il disco che stiamo per mettere. Fabri Fibra, pronti, partenza, via. Coda, timbro, firma, passa. Coda, timbro, firma, passa. Coda, timbro, firma, passa. Burocrazia, l'Italia si squaglia come burro, è pazzia. Una bella idea arriva sempre a notte fonda come la polizia.
chi me lo spiega? Votavi Lega, sì, prega. Ora chi voti, boh, Reagan. Ora Belen, prima chi? Megan. Roba magica, simsalabim. Ma microfono molti si offrono. Io sono una sicurezza come il codice PIN. In alto, come dopo il check-in. Ho le note, do re mi per le rime. Ho la scimmia, come Remy. Alza lo stereo, c'è Fabri Fibra che non passa mai di moda, come la figa. Pronti? Partenza, via. Si va per mare e monti. Partenza, questo è amore. Via. Questo è davvero amore. Un catere di strada. Vengo dalla campagna, cresciuto al mare, alla mano come il tuo palmare. Pronti via, si va per mari e monti via, monti via. Linguaggio ultraviolento, in TV Fido come grazie. Un ultraviolento. Cade giù Fido tutto, come un terremoto, come Arisa senza tutto. Non fa neanche 2000 euro l'uomo del 2000 che diceva Lucio Dalla. Occhi a palla, guarda la casta, sembra la serie TV Dallas. La verità sballa, è stupefacente, sempre più stufa la gente. Ti vedevi alla festa invitato speciale, invece sei in guerra inviato speciale. Questo pezzo fa colpo, lo so, come un banchiere fa colpo, lo so. Toc toc, chi bussa, chi è? Il commissario. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti. Partenza, via. Qui siamo tutti pronti. Pronti, siamo tutti pronti. Pronti, siamo tutti pronti. Si va per mari e monti. Via. Fumo. Il mio omonimo Fabri Fibra, pronti partenza via, per farlo sapere anche al nostro Dario, qua, visto che gli piace sentire anche i pazzi miei, oltre ovviamente dopo che abbiamo saputo il suo fatto della fraschetta con i cazzi disegnati sulle pareti. Aspetta, c'è pure la seconda parte della storia. Ma il bagno degli uomini o il bagno delle donne? Tutte e due. Andiamo nello specifico, il bagno delle donne. Perché quello che, diciamo... Guarda, che c'è? Allora, aspetta, perché nel bagno delle mignette... il bagno delle mignette... mi scuso con la signora Marili che era appena entrata in stanza e ha sentito sta cosa. No, aspetta, allora il bagno del femminile viene, si chiama bagno, puntata registrata, bagno dei cazzi morti. Bene. Dopo questa ci cacciano tutti. Questo è peggio di quando Saro voleva proporre su Canale 5 in prima serata un pornazzo. Lui voleva proprio fare il ciclo dei pornazzi. Vi ricordiamo che il nostro Media Saro, che ci manca tanto, ma un giorno o l'altro ritornerà e noi lo accoglieremo a braccia conserte, lo ricordiamo ovviamente. Sì, e fermiamoci qui, che è meglio, perché sennò... Fermiamoci qua, perché pure i raggi mani hanno la forma fallica. Cioè, bene. Da questa sala i raggi mani hanno anche essi la forma basta, fallica. Basta, basta con sta storia! Dovevamo parlare di cose serie, ma è quella notizia, va. Where is she, Pam Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. Le notizie a cui nessuno importa del nostro carissimo, bellissimo, simpaticissimo e napoletanissimo Mr. X. Sembra proprio che Nicole Minetti abbia trovato un nuovo fidanzato. No, non è il nostro Alfione, né il nostro Fabrizio. A dare lo scoop l'informatissima Selvaggia Lucarelli attraverso il suo account Twitter. Nuova coppia, si legge sul social network, Minetti e Ghe Pequeño, quello mirro dei Club Dogo. Baci appassionati sabato all'Odeon mentre vedevano Attacca al Potere. Auguri ai figli rapper. Che mi sembra una bestemmia. Ghe Pequeño, nome vero Cosimo Fini? Sì.
è appunto uno dei componenti del gruppo rap The Club Dogo, protagonisti nelle classifiche musicali e in TV con Club Privé, Ti Presento e Dogo su MTV. Dato che la storia qua dei portamanici a forma di cazzo ci ha levato un po' di tempo, sempre a proposito di rapper, di qualunque cosa, di X Factor, ci abbiamo la notizia su X Factor, voglio vedere se ti convince come notizia oppure no, ma lo vediamo dopo. Ci ascoltiamo Fedez e Francesca Michielin, Cigno Nero. Batte a tempo, il ritmo nuovo mai sentito. Da quel poco che lo ascolto è già il mio pezzo preferito. Mangio merda da 20 anni ma non perdo l'appetito. E poi mi fanno pure fare la scarpetta con il dito. La bra è gusto di fumo, mischiate col pampero. Rende la testa pesante, ma il cuore più leggero. E tu sei il cigno nero, stanco di seguire il branco. Il cuore grande quanto il sole, ma freddo come il marmo. Né giovani né grandi, nel cuore piove grandine. Stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Una crepa sopra il petto che diventa una voragine, al quale non puoi fare le iniezioni di collagene. Io sono senza scrupoli e tu sei senza carattere. Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere. Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere. Chi sogna ad occhi aperti perde l'uso delle palpebre. Servirebbe dirci che ci siamo amati tanto quanto Cigno Nero, Fedez e Francesca Michielin. Parlavamo di X Factor perché la settima edizione di X Factor, come sapete, non vedrà i nastri di partenza Morgan, che diciamo sta vagamente come i pazzi in questo periodo, seppur lasciato con la compagna Jessica Mazzoli. Mazzoli, sì. Però dovete sapere che hanno fatto una scelta che a noi non piace per niente e vi spieghiamo subito. Posto che siamo ad X Factor Italia, non ad X Factor Regno Unito, la domanda che ci poniamo è perché sia stato scelto Mika, cantante libanese di passaporto britannico, che è già stato ospite in questa edizione presentando il suo ultimo singolo con Pharrell Williams, Celebrate, che ha svolto il ruolo di giudice straordinario in una puntata. Però onestamente, cioè, signori miei, una persona più antipatica e più supponente non la potevano trovare. A sto punto mettiamo i ragazzi del volo di Ti Lascio Una Canzone e facciamo un livello di cazzimma improponibile tra, vabbè, Elio delle Storie Tese è simpatico, quindi vabbè. Arisa è rincoglionita, lasciamola perdere perché è quella che è. Ma la supponenza di Simone Ventura e mica là, veramente siamo ad eghi cubici. Eghi cubici, Dario. Ma io non lo so, io non lo sto seguendo tanto X Factor, anche perché non sono abbonato di Sky. Quindi però non l'hai seguito in replica su cielo quanto sta accadendo. Il fatto è che a me mica piace, cioè la musica sua mi piace, cioè riesco pure a cantare le sue canzoni. Non ti chiedo di farci un pezzo a cappella perché siamo già in ritardo, sono le 23:29. Senti, quello dopo so fa giusto quando è estate. A giugno potremmo pure farlo, te lo posso pure fare. Tanto l'acuto è il falsetto. Sì, sì. No, ma io nei giorni scorsi mi sono allenato su One Day di Asaf Avidan. Se vuoi te la posso pure fare qua in onda. No. One day, baby, we'll be on. Oh, baby, we'll be on. Oh, baby, we'll be on. non l'avevi capito, vero? Hey!
Robin Thicke, Bloodlines, vi consigliamo di andare su Vevo e guardarvi il video di questa canzone non censurato. Potrete finalmente dire tete. Bene, allora concludi il discorso che abbiamo dovuto interrompere perché dopo il mio acuto che fa il paio con la mia riversione di Lisa dagli occhi blu di qualche puntata fa, che vi faremo risentire, ve lo prometto. Finisci il discorso. Che l'avevi fatto. Ti dico in riferimento a X Factor che l'assenza di Morgan si farà sentire, perché molti dei suoi di coloro che hanno vinto sono diventati famosi. E poi soprattutto X Factor credo che sia l'ultima edizione. Ah, la butti lì così. Ultima edizione, si ferma alla 7? Si ferma alla 7, perché la 7 vuole fare X Factor. No, alla settima edizione. Sì, secondo me sì, perché se continuano di questo passo, tanto Arisa l'hanno fatta fuori dai giochi. No, Arisa mi pare sia confermata, ma non voglio dire fesserie. Comunque tre giudici. Dopo il battibecco che ha avuto con l'avventura non so quante possibilità ha. Ma per ora non ci sono né conferme né smentite. Vi dovevamo la settimana scorsa le pagelle TV di 123.com realizzate dal nostro Danilo T, e quindi ovviamente le andiamo a leggere. Sì, lo so, fa ridere sempre la vecchia sigla del TG3. Allora, pagelle TV, un bel 20, lui va a voti ovviamente accademici, 20 a Benvenuti a Tavola, anche se in realtà non è altro che l'ennesimo programma di cucina in televisione, travestito da fiction. Vanno apprezzate le fresche e credibili performance recitative dei protagonisti. Bentivoglio e Company, Benvenuti in TV. Un pieno e meritato 28 Gianluigi Paragone, che con il suo L'ultima parola dà nuova forma e vita a ciò che potrebbe apparire come il solito politic talk. Sarà per quel pizzico di varietà, per l'intervento dei ragazzi in studio, ma a noi sembra proprio che il programma non abbia paragoni. 30 lode al ritrovato Montalbano, il nostro amico commissario avvince e convince come sempre. La Sicilia, con le sue bellezze e le sue debolezze, ci trascina in un'atmosfera in cui riusciamo persino ad immaginare il sapore dei suoi spaghetti con i ricci di mare. Qualcuno avrebbe mai detto "e vive il lunedì?" Ma passiamo ovviamente alle dolenti note. Bene, che è il momento ovviamente delle bocciature, ed è una bocciatura unica, ma vale tipo per 4-5. Bocciata l'isola di Colorado e i suoi abitanti, basta davvero con questo format stile Zelig, in cui, fra le altre, ciascun comico, magari lo fosse davvero, in 3 minuti deve disperatamente far ridere. E pensare che personaggi come Franco e Ciccio, Bice Valori e Paolo Panelli intrattenevano e divertivano la platea televisiva con adorabili show di almeno un'ora. Allora sì che il mondo della TV era colorato, anche se era in bianco e nero. E precisiamo, questi qua c'hanno pure le risate registrate di sottofondo, peggio delle battute del nostro Saro. Dario. Allora, vi do due notizie, perché ci è arrivata un'ultima ora per quanto riguarda i due posticipi della Serie B. Ah sì, sì sì, e allora momento sportivo. Allora, l'Ascoli, Ascoli Padova 0-1, ha segnato Zeduardo, invece il Verona... Brescia, la sfida da Serie A, ha visto la vittoria per 4-2 della formazione scaligera. I marcatori sono Jorginho, Juanito Gomez e doppietta di Cascia per il Verona, mentre per il Brescia ha segnato due gol Andrea Caracciolo, l'airone. Quindi il Verona si porta a più 9 dall'Empoli, per cui ancora per poco i playoff sono ancora in vita. Adesso, per sperare di non disputare i playoff, il Verona non deve sbagliare un colpo, sia il Livorno che il Verona non devono sbagliare il colpo e sperare di sfruttare i passi falsi, se ci sono, dell'Empoli. E soprattutto la prossima giornata si può festeggiare l'approdo del Sassuolo in Serie A, oppure la giornata dopo. La matricola,
Esatto. Snoop Dogg e Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Il pelo non fa donna. Park it like it's hot. And if it get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm full of best. Cause I got it going on. I'm a nice dude. Dato che siamo in ritardo, la cacciamo subito, perché siamo abbastanza in ritardo. Sono le 23:37. Snoop Dogg featuring Pharrell Williams dal 2004, i bei tempi in cui facevo la terza media e non sapevo ancora quello che mi sarebbe accaduto in prima liceo, ma questa è un'altra storia che vi racconteremo prossimamente, forse quando in una puntata in cui ne andrà della mia stessa vita. Siamo in chiusura e dobbiamo andare con i pensieri stupendi della buonanotte. Pensieri stupendi della buonanotte, laddove un giorno, vista l'ora, sta per finire, un altro giorno sta per cominciare, un giorno in più per amare, per vivere e soprattutto per essere l'unico tifoso in tribuna ospiti arroccato dietro una bandiera nero-verde del Sassuolo. Pensieri stupendi. Nasce un poco strisciando. Allora, la dobbiamo andare a trovare, però è una bella PSDM, performance sessuale de merda. La performance sessuale de merda è quella di una mia amica e il suo ex fidanzato de merda, che nel bel mezzo del rapporto con lui su di lei si ferma, alza la gamba tipo un cane intento a urinare e fa una scoreggia e notando la sua faccia allibita si giustifica dicendo scusa amore e l'emozione. Bene, direi di aggiungere altro, caro Dario. No. No, no, assolutamente, li lasciamo cuocere nel loro brodo. Domani sera puntata dedicata al sesso. Io non ci sarò purtroppo perché esco con gli amici. Benedetto tu che ti devi. Che ci sarà forse il nostro Saro. Lo convinceremo a ritornare in onda il nostro Media Saro. Domani mi faccio una ricarica per cercare di convincerlo a averlo in serata. E ci saranno ovviamente quei due screziatori di Mister X e Mister Y che sanno già della mia storia con una certa brava ragazza. Ringrazio Dario Manili, ringrazio Mister X e Mister Y. Era nella zona di Nettuno, state tranquilli. Buonanotte a tutti, a domani sera.